Prendo di mano tra Pietro Leonardi e Cesare Prandelli, avete visto che proprio in questi ultimi secondi si è allargata la famiglia del Parma, e siamo ovviamente al cospetto del commissario tecnico della nazionale italiana che comunque ha dei trascorsi importanti qui a Parma. Avevo dimenticato di dire una cosa, che oggi è il 16 dicembre, il Parma è stato fondato il 16 dicembre di tanti anni fa. Secondo me è una società che guarda al futuro, ma lo fa velocemente, non ha aspettato il 100° anno per presentare questo evento, lo ha fatto nel compleanno numero 98, si anticipano dunque i tempi, si corre di gran carriera. E allora siamo qui a Collecchio ed è il momento ovviamente di invitare sul palco Pietro Bianchi, che è il sindaco di Collecchio. Benvenuto. Buongiorno a tutti, solamente un saluto e un ringraziamento e credetemi, di questi tempi che sono duri per tutti, anche per noi amministratori, riuscire a presentare degli investimenti, quindi la collaborazione del credito, che oggi è particolarmente difficile, delle amministrazioni comunali che hanno insomma fatto il loro dovere, quello semplicemente che dovrebbero fare le amministrazioni comunali pubbliche di tutta Italia, è una soddisfazione e dicevo, in questi momenti insomma, non facili per il paese, è una buona notizia anche per il paese. Quindi ringrazio tutti voi, Presidente Garanti, che riassume il tutto e tanti di questi avvenimenti e tante soddisfazioni per il Parma Calcio, che è vicino al nostro cuore con le chiese di Parmigiano. Grazie.